Jessica Pucciaceschi e Diletta Vigini, la medaglia dalle due facce di questa partita, un derby umbro della Serie B1 che non si aspettava così netto, un 3-0 che premia la GECOM Perugia che ha vinto con le schiacciate tue, ma sicuramente anche con maggior determinazione in campo. Avevamo studiato bene le nostre nemiche, tra virgolette, sapevamo cosa fare e come fare, ci abbiamo messo il cuore, siamo poche e adesso come adesso e volevamo vincere a tutti i costi e anche loro ci hanno dato del filo da torcere in momenti delicati come il secondo set. È andata così e noi siamo contenti. In effetti la coperta era un pochino corta nella panchina della GECOM, ma non così per Orvieto che ha cercato di inserire le sue pedine, ma questa rimonta non è riuscita. Diletta, dove potete trovare oggi la cosa più negativa di questa partita? Diciamo che la cosa negativa non è solo una, ma secondo me sono tante, se non, diciamo, vabbè, in questo momento c'è pessimismo totale, secondo me quasi tutte. Partita completamente bucata, anche se i primi due set possiamo dire che è stata abbastanza tirata, ma poi si è conclusa in modo, diciamo, negativo. Si ricomincia da una sconfitta, non è semplice, per me in particolar modo era una partita che comunque sentivo molto perché comunque Fabio mi ha allenato e lo ricordo con molto piacere. Mi dispiace, da qua si riparte, reinizieremo prossima settimana con più determinazione e voglia di vincere. La GECOM si conferma nelle piazze che contano, una piazza da playoff che è stata vissuta con grande entusiasmo l'anno scorso e una piacevole conferma anche quest'anno. Speriamo di continuare così per il resto del campionato, adesso anche noi ci concentriamo per la prossima partita che è fuori casa, dalle mie parti a Roma, quindi diciamo che rigioco un altro derby, mettiamola così. Per Orvieto invece ancora c'è il tempo per recuperare, anche perché sicuramente le piazze che contano sono lì alla portata, però c'è bisogno sicuramente di cambiare qualcosa. Cosa? Bella domanda, Albi. Guarda, io sinceramente non mi sento di dire che cosa va cambiato, posso solo dire che ce la metteremo tutta, che ci prenderemo per mano e reinizieremo a lavorare da lunedì in palestra cercando di limare tutte quelle cose negative che oggi si sono palesemente viste e sulle quali dobbiamo lavorare assolutamente, perché una squadra come la nostra non può giocare in questo modo, assolutamente.